Commercio e anche cultura e conoscenza del territorio. Abbiamo già lanciato un primo evento, una prima iniziativa dedicata a far conoscere di più alcuni esercizi commerciali del nostro territorio, soprattutto in un anno particolare, quello della pandemia, che ha molto caratterizzato in negativo purtroppo la vita anche delle attività commerciali del territorio, di Milano e di tutto il paese, e questa volta lo facciamo invece calibrando l'iniziativa sul commercio storico, sulle insegne che insistono sul nostro territorio da molte decine di anni, sono un elemento di cultura del Municipio 4 e dei quartieri che lo compongono. Riteniamo che le vetrine, i negozi, le attività commerciali siano dei presidi sociali, soprattutto, forse prima ancora che commerciali. Amiamo che le nostre strade siano illuminate da molte attività e cerchiamo, per quello che possiamo, di valorizzarle anche in questo modo, facendo conoscere anche il percorso di vita degli esercenti, delle partite IVA, di chi ci mette cuore e sudore nel lavoro che fa da molti decenni, che quindi è diventato un pezzo di storia della nostra comunità. Crediamo che in questo modo si raggiunga quello che è poi il fil rouge, la stella polare di tutte le attività del Municipio 4 di Milano, ovvero sia quella di aumentare, di valorizzare il senso di comunità, che è poi l'elemento che ci tiene legati, ci tiene tutti insieme e per l'appunto ci fa sentire comunità. Il Municipio è una città nella città e quindi anche la comunità di chi lo vive è un aspetto assolutamente prioritario ed importante. Come assessore al commercio del Municipio 4, tra le attività che ho promosso questo anno è compresa anche questa della produzione di un video che comprenda le interviste di alcune delle botteghe storiche presenti nel nostro territorio. Lo scopo è di valorizzare le attività commerciali che sono attive da più lungo tempo e continuano a essere attività d'eccellenza, con lo scopo di mostrare quante cose belle e di valore arricchiscono i nostri quartieri. La finalità è, da una parte, quella di dare un aiuto indiretto alle attività commerciali, che comunque in questo periodo di pandemia ancora in corso hanno comunque vissuto difficoltà in diverso modo. Dall'altra, valorizzare i quartieri in cui si svolge la vita delle nostre comunità locali, rientrando quindi del tutto nelle finalità del municipio. Di seguito potrete seguire le interviste di alcuni nostri esercizi storici che sono stati individuati per coprire il più possibile in modo diffuso il nostro territorio, quindi sostanzialmente operatori che sono presenti nei vari quartieri e anche le varie tipologie merceologiche e degli esercizi pubblici. Quindi un panorama abbastanza vasto e completo di ciò che si trova nel municipio. Certo, è solo l'inizio, ne abbiamo molti di più, ma da qualcosa bisogna iniziare. Sono Brizzolara Alba, titolare di questa merceria da tanti anni, ho 76 anni e ho ancora voglia di andare avanti a lavorare. Siamo in Largo Rodari 1, angolo Viale Corsica. Prima avevo la merceria che era in Cardinal Mezzofanti, poi nel 90 mi sono trasferita di qua e da allora sono sempre qua. Ho iniziato con mio marito e l'abbiamo fatto veramente con passione, purtroppo. Adesso sono passati un po' di anni, abbiamo avuto un incidente in macchina, lui non ce l'ha fatta e io ho voluto ricominciare perché anch'io ho avuto grossi problemi, però ce l'ho fatta a venirne fuori, quindi sono qua. Ma la mia passione è iniziata perché io un po' anche da ragazza sono sempre stata a contatto col pubblico, poi sono sarta, quindi mi piace. La merceria ha tutto.
per il cucito, accessori, bottoni, fibbie, tessuti, foderami. Poi abbiamo anche l'intimo come uomo e donna. Io faccio riparazioni, cucito, poi aggiusto le lampo, cambio i cursori e quindi le rimettiamo a nuovo. Copro bottoni, portano la stoffa oppure si ricoprono con tessuti che noi abbiamo qua. Metto gli automatici, quelli a pressione, anche su giubbotti, abiti, tutto quello che serve, camicettine. E allarghiamo, mettiamo, facciamo tante cose. La merceria è quello, non bisogna buttare via perché si può rinnovare tutto. La merceria offre tutto, bisogna recuperare. Io sono sempre alla ricerca anche di capi che magari non è che si trovano più tanto in giro. Questo negozio fa parte della famiglia perché l'abbiamo proprio tirato su dal niente con tanti sacrifici, quindi è una cosa che mi emoziona. Anche i miei clienti fanno parte ormai di me, di noi. La clientela è cambiata, prima avevamo un sacco di sartorie e sarte, ma adesso i giovani un po' ricominciano, però si orizzontano su altre cose di cucito, per esempio di ricami o all'uncinetto. La zona è cambiata, io ho visto delle botteghe chiudere, io ho visto il Motta che avevamo qua vicino, ho visto tante cose che sono cambiate. Io per adesso vado avanti, non ho nessuna intenzione di chiudere ancora. C'è una valida collaboratrice, poi se posso ancora tenere il negozio è anche per mio figlio che mi fa tante cose, anche perché ormai il negozio non è più come una volta, adesso tramite online si paga tutto, si devono fare tante cose, lui è bravissimo. Guardi, c'ho un figlio che devo proprio ringraziarlo. Io mi chiamo Anna Colaprice, sono qui da tantissimi anni, non diciamo più neanche quanti. Da quando è morto suo marito io sono subentrata qui, ho trovato un ambiente familiare, mi sono trovata molto bene, mi sono rimessa in gioco a 46 anni e devo dire che mi piace. Un'infarinatura ce l'avevo già del cucito, quindi bisogna avere una preparazione che oggi spesso questo non c'è. Devo dire che ci vorrebbero più negozi del genere oggi, ma non è facile perché qui c'è da investire tanto, perché se vede intorno è tutto pieno, non credo che ci siano tanti negozi così pieni. Siamo in via Tagliamento all'1, presso l'antica cartoleria Tipografia Fratelli Bonvini. Io sono Roberto Di Puma, sono il presidente dell'attuale gruppo di soci che si è occupata del recupero, della salvaguardia di questo luogo. Cartoleria Bonvini nasce nel 1909 in intuizione dei fratelli Bonvini, che calcolano con un primo ragionamento di marketing che non c'erano cartolerie tra Melegnano e Porta Romana e decidono di aprirne una. Dopodiché rapidamente capiscono anche che in questo quartiere, che era un quartiere industriale, prevalentemente di logistica, che ruotava attorno allo scalo ferroviario e di aziende del farmaco, capiscono che c'è anche necessità di produzione di stampati. Quindi poco dopo l'apertura della cartoleria fu aperta anche la tipografia, che nacque partendo da questa macchina, la Pedalina, macchina che abbiamo trovato nei registri essere stata comprata già usata agli inizi del Novecento, che quindi probabilmente una macchina di fine Ottocento, è perfettamente funzionante anche oggi. Chiaramente questa cartoleria e questa tipografia, come tutto il comparto delle cartolerie e delle tipografie, sono andate incontro a un periodo di declino. I coniugi Bonvini Cambieri a un certo punto non hanno retto probabilmente questo tipo di innovazione. Quando ci siamo incontrati in modo fortuito, spinti da un'amica che stava cercando di salvare questo posto, che aveva già annunciato la chiusura, l'insegna era già coperta, il signor Cambieri cercava qualcuno a cui poter cedere l'attività, ma qualcuno che potesse conservare l'attività così come era stata concepita e così come era stata organizzata. Abbiamo trovato un posto appunto ancora molto conservato, ovviamente sciupato dai tanti anni. All'inizio non c'erano dei progetti chiaramente determinati, quindi abbiamo impiegato un po' di mesi a mettere insieme un gruppo di persone, quindi diciamo nel giro di un anno abbiamo dato vita a questo restauro conservativo molto profondo, perché bisognava
pulire, innovare, però lasciando tutto così com'era. Dopo più di un anno di lavoro abbiamo riaperto, era la fine dicembre 2014, e da allora abbiamo cominciato a sviluppare i nuovi progetti. Da un lato di dare nuova vita al giacimento culturale che c'era già qui. Abbiamo recuperato ad esempio tra i cliché, dei cliché particolarmente piacevoli attraverso i quali abbiamo creato biglietti, cartoline, manifesti. Poi abbiamo cercato di pensare a un luogo che vendeva oggetti per la scrittura, cercandoli tra le cose belle che ci sono nel mondo, le piccole produzioni. Abbiamo matite d'ogni genere, in molte che importiamo in modo anche esclusivo da diverse parti del mondo, mirando alla qualità e anche alla storia che queste matite hanno. Abbiamo prodotto una nostra matita, la matita Bonvini 1909, così come abbiamo prodotto dei quaderni, e questa matita adesso è in alcuni negozi specializzati e noti proprio per la loro capacità di scegliere matite e di commercializzarle a New York e anche in molte altre città. E poi abbiamo continuamente aggiunto delle parti che erano sia nella parte editoriale, quindi abbiamo cominciato a tenere libri, ovviamente cercando tra piccoli editori, editori che fanno sperimentazioni tipografiche. Inoltre stiamo aggregando degli artisti che abbiano voglia sia di intervenire sui temi della carta che della memoria, ma anche di stare all'interno di questo quartiere. Nel corso di questi anni siamo riusciti ad affittare due nuovi spazi. Uno era l'abitazione originaria dei signori Bonvini Cambieri, che è qui al piano di sopra, dove abbiamo creato uno spazio che ospita mostre d'arte, incontri con presentazioni di libri, momenti di lavoro e di didattica sulle arti, dall'acquarello alla calligrafia al disegno, e poi un piccolo spazio proprio qui dietro l'angolo che abbiamo scoperto essere stata originariamente una panetteria, in cui ospitiamo artisti che producono oggetti con le macchine da stampa e con i caratteri che abbiamo qui recuperato, e producono oggetti che poi vengono messi in vendita. Buongiorno, mi chiamo Busetti Laura e gestisco questa attività praticamente da quando sono nata, nel senso che era dei miei genitori. È un'attività che c'è dal 1959, è nata più come fotografia e ottica. Mio papà poi ha sviluppato assieme ai suoi colleghi il lavoro dell'optometria, è stato fra i primi optometristi in Italia, per cui poi ha lasciato la fotografia e si è specializzato per l'occhiale, l'analisi visiva, l'applicazione di lenti a contatto. Adesso siamo in Viale Brenta, fino al 1999 eravamo in Via Don Bosco. Quello che mi distingue è la disponibilità, la professionalità. Il rapporto con le persone che entrano non è tanto quello di venditore, cliente, ma ci deve essere un rapporto di fiducia reciproca. Negli anni posso dire di avere un lavoro che è principalmente sulla clientela fidelizzata e chi arriva di nuovo generalmente perché mandato da qualcuno. L'impostazione poi del negozio è un'impostazione di vendita assistita. Gestisco dall'esame della vista la scelta della lente anche sulla base di ricette che mi arrivano dell'oculista. A differenza dei grandi centri, direi che è una vendita assistita dal primo momento, per cui già la scelta della montatura viene comunque un po' incanalata in funzione del tipo di problema che dovrà risolvere, perché ahimè a volte ci sono tante montature carine, belline, che non vanno d'accordo col fatto che poi bisogna montarci delle lenti, magari anche di un certo pregio, con delle necessità tecniche che non tutte le montature possono soddisfare.
c'è l'assistenza, il consiglio all'acquisto di una lente con un determinato trattamento antiriflesso o protettivo per gli ultravioletti, la lente più adatta anche al tipo di lavoro che uno andrà a svolgere, perché in ottica e optometria è tutto molto matematico, però poi bisogna capire bene come andrà la persona ad utilizzare l'occhiale. La clientela è abbastanza variegata, direi. Essere una bottega storica, devo dire che un pochino è servito comunque proprio come riconoscimento, come identificativo di un certo percorso. Qualche cliente mi chiama la resistenza perché dei negozi storici, insomma, di quando c'erano i miei genitori, alla fine, ad esempio, sono l'unica sopravvissuta. Io mi chiamo Denis Breviario e sono il titolare del negozio Campagna 30 a Milano, specializzato in bigiotteria americana d'epoca e ceramiche del Novecento. Noi siamo a Milano, in Viale Campagna, al numero 30. Il negozio si chiama Campagna 30. Bigiotteria americana vuol dire bigiotteria firmata americana, è prodotta tutta negli Stati Uniti da nomi famosi. Rifari, che è il nome più famoso in assoluto, che negli anni 20 ha aperto l'azienda nel Rhode Island e ha chiuso l'attività nel 2000, ed è uno dei bijoutier più famosi in questo settore. Poi ci sono anche altri nomi come Coro, Miriam Haskell, Hattie Carnegie, nomi famosi anche della moda come Elsa Schiaparelli, sì, che non è bigiotteria americana, però anche questo fa parte di questo settore. Qui stiamo parlando di bigiotteria d'alta gamma, di qualità sia nella placcatura che nella manifattura, anche perché per esempio Trifari era un gioielliere, dunque la costruzione di questi pezzi era realizzata come se fossero gioielli veri, e già all'epoca si rivolgeva ad una clientela di livello, ecco, come prodotto veniva confezionato in scatole di lusso, diciamo, veniva pubblicizzato sulle riviste più famose dell'epoca, da Marie Claire, Vogue. La mia clientela va dalla ragazza diciottenne alla signora novantenne, è una clientela che ama il prodotto di qualità, ecco, il prodotto che ha una storia, come appunto la bigiotteria americana, ed è la ricerca di creatività, originalità e qualità, ecco, in queste cose qua, che si può oramai trovare o nei grandi stilisti al giorno d'oggi, o in questo caso era molto più diffusa appunto in questa bigiotteria americana fatta da queste case. Il discorso di Milano è che questo tipo di prodotto è molto conosciuto, molto apprezzato, perché c'è la moda, perché ci sono tutta una serie di cose. Io stesso all'epoca, quando lavoravo nella moda, vendevo il bijou d'epoca all'interno di una boutique in Via della Spiga, ed era già un prodotto già conosciuto, che era trattato più che altro all'epoca nelle gioiellerie, pur essendo bigiotteria, ecco. La fascia prezzo dei miei prodotti va dai 25 euro e si può arrivare anche ai 3-4 mila euro, dipende dalla rarità dell'oggetto. Ci sono spille che sono vendute anche alle case d'asta come Sotheby's e anche case d'asta italiana come Cambi o via dicendo, ecco. Oramai è considerato anche il bijou antiquariato, un oggetto di valore che nel tempo comunque lo mantiene, anzi nell'ultimo anno addirittura è più che raddoppiato il valore delle cose, dei bijou d'epoca, ecco. Solitamente per la bigiotteria d'epoca la cosa da parte mia più venduta è la spilla, e quando arriva anche una cliente nuova, che è curiosa, poi dipende anche lì dall'età, io parto sempre col proporre la spilla, che è un oggetto che all'epoca era considerato un oggetto elegante, di lusso. Poi si va al bracciale, alla collana, all'orecchino, diciamo proprio al total look, perché comunque all'epoca il bijou nasceva come parure completa spesso, collana, orecchini, bracciale, spilla, anche Trifari per esempio le creava così, poi anche la cliente stessa all'epoca non metteva tutto insieme, faceva degli abbinamenti, ecco. E allora anche il cliente nuovo che si presenta da me, io propongo questa cosa, la illustro come era usata all'epoca e poi cerco di proporre anche come veniva interpretata dalle aziende all'epoca, in modo da coinvolgerli in questo mondo. Mi chiamo Anna Lucia Carbonin, sono una fiorista di generazioni. La nostra attività è iniziata il 24 novembre 1922. La mia bisnonna ha aperto un negozio, sito in Milano, Piazza Mirabello, esattamente in via Montebello 7,
e ancora oggi c'è quello che rimane del negozio della mia bisnonna. Insieme a mio papà, che lavorava con la sua nonna, si occupavano di allestimento, di giardini. Nel 1956 muore la mia bisnonna e mio papà cerca un nuovo posto e viene in via Marciano, angolo via Largonne, dove apre con mia mamma questa attività. Nel marzo del 1960. Con mio papà lavoravo io, mia mamma e i dipendenti. Naturalmente anche i miei figli hanno preso questa passione, perché più che un lavoro si può parlare di una passione, un'attitudine familiare. Io ho due figli, Alice che si occupa di wedding specialmente, oltre che anche della gestione del negozio, e Marco, mio figlio maschio, si occupa di esterni, di giardini e di terrazzi. Noi offriamo un servizio a 360 gradi, si può dire, perché diamo fiori e composizioni. Noi prendiamo le eccellenze di ogni tipologia di vivaio per quanto riguarda i fiori recisi, puntiamo sul prodotto italiano per valorizzare proprio questa, la nostra filiera. Spaziamo in tanti prodotti e seguiamo molto le mode. E quindi diventa, ogni anno c'è una particolarità che cerchiamo di sviluppare con il nostro gusto. Quello che rimane sempre dai tempi della mia bisnonna è un servizio che noi facciamo al Teatro alla Scala, a cui noi siamo molto legati, non solo dal punto di vista professionale, ma proprio è una tradizione e sentimento che ci seguono da 100 anni. E i clienti sono molto, diciamo, fidelizzati al nostro negozio, perché si trovano appunto in una grande famiglia. Sono Alice, sono la figlia di Lucia Carbognin e all'interno della nostra attività familiare mi occupo principalmente del lato commerciale e della mia nicchia dedicata ai matrimoni e agli eventi. Sono entrata a lavorare in famiglia dopo un percorso tortuoso fra varie esperienze, ma alla fine il richiamo del bello, del fiore, era qualcosa di innato in me e è sbocciato, e quindi eccomi qui anch'io a lavorare insieme alla mia famiglia. Continuo tuttora a fare dei corsi di specializzazione sia nell'ambito dei fiori ma anche nell'ambito più business, marketing e vendita, perché credo che siano di fondamentale importanza nel mondo d'oggi avere anche queste nozioni. Durante il primo lockdown naturalmente siamo rimasti chiusi e quindi siamo stati proattivi creando un sito di vendite online, un e-commerce, che ci permette comunque di arrivare ai nostri clienti già fidelizzati, ma di aggiungere quello che è un portfolio di clienti nuovi, fidelizzandoli tramite un nuovo canale moderno. Buongiorno. Mi chiamo Dorando Giannasi, gestisco questo chiosco in Piazza Vuozzi da 54 anni, dal 1967. Sono arrivato a Milano che avevo 14 anni, nel 1959. Ho raggiunto mia sorella che lavorava in una polleria e pescheria a Lambrate. Sono andato anch'io a lavorare con loro, mi sono, come dire, fatto un pochettino le ossa per alcuni anni, dopodiché i nostri datori di lavoro, che erano persone oramai avanti con gli anni, hanno deciso di cedere l'attività e contemporaneamente loro stessi ci hanno trovato questo chiosco abbandonato da decenni di proprietà del Comune di Milano. Era il 1966, lo abbiamo ristrutturato, arredato e tutto quanto. E il 1 maggio, il 2 maggio del 67 lo abbiamo inaugurato. Noi siamo partiti come pollivendoli, lavoravamo esclusivamente pollame crudo, polli, conigli, tacchini, faraone e anche molta selvaggina all'epoca, lepri, cinghiali e quant'altro. Poi a fine anni 80 abbiamo intuito il cambiamento dei tempi, le esigenze alimentari delle persone che cambiavano anche quelle, e siamo passati da tutti gli alimenti crudi a tutti gli alimenti cotti, che comprendono soprattutto il pollo allo spiedo, che è il nostro core business, molti altri prodotti a base di pollo,
ma anche verdure, anche primi piatti e quant'altro. Noi siamo autodidatta, non siamo cuochi, siamo partiti facendo i nostri esperimenti in maniera molto timida e direi anche insicura, direi, e piano piano siamo riusciti a mettere a punto un paio di decine di piatti, molti dei quali roteano intorno al pollo, che il pollo è un po' fa parte della nostra storia. La nostra forza è stata quella, nel corso degli anni, di associare la qualità al prezzo. Ecco, noi diamo un prodotto di buona qualità a un prezzo che possiamo definire onesto. Ecco. Io sono Paola Giannasi, sono la figlia di Dorando e a un certo punto della mia vita ho deciso di lasciare la mia carriera di costumista per entrare in azienda perché avevo proprio il desiderio di affiancare mio padre e di portare avanti quella che già era ormai una realtà piuttosto importante. Dopo svariati anni di gastronomia pura abbiamo iniziato a introdurre qualche ricetta legata sempre alla cucina italiana, quindi abbiamo introdotto l'erbazzone reggiano, i moldeghini milanesi, sempre seguendo le ricette classiche. La svolta che io ho vissuto in prima persona è stata l'introduzione di tutta una linea legata al cibo healthy, quindi alla verdura, all'utilizzo di riso, di farro, di grani più leggeri. Noi oggi abbiamo metà del banco dedicato interamente a piatti a base di verdura. Nel 2017 il negozio ha festeggiato i 50 anni di attività e abbiamo promosso una linea di merchandising a cui io tenevo molto, che include le magliette, i cappellini, abbiamo la borraccia e facciamo gli aromi dei polli in una versione più light che si adattano a tutti i piatti che possono essere cucinati a casa. Facciamo comunicazione da moltissimi anni, prima la facevamo su strada, quindi sui mezzi pubblici, autobus e metropolitana. Ci siamo inseriti l'anno scorso nel mondo del web, quindi i social ci hanno aiutato molto a avvicinarci anche ai clienti stessi. Alessandro Grassi, 84 anni, da 70 anni maestro vetraio. Ho cominciato proprio da ragazzo a frequentare il laboratorio, ma la storia della mia famiglia comincia un secolo fa, quando nonno Alessandro, studente in Francia, all'École des Beaux-Arts, va a Chartres a fare una passeggiata con gli amici, con i professori, e si innamora delle vetrate, perché a Chartres sono le vetrate più belle del mondo e le più antiche. Va a Chartres e si impiega in una ditta che gestisce la manutenzione di queste vetrate e rimane in Francia per 5, 6, 7 anni. Quando ritorna in Italia, è padrone di una tecnica incredibile, conosce i più grandi artisti e architetti dell'epoca, lavora per loro e comincia il lavoro delle vetrate in Italia. Insegna a mio padre insegna a me e io insegno ai figli, ai ragazzi che ho alle dipendenze, ma soprattutto alle scuole. Ho fatto lezioni per il Politecnico, sono andato anche all'estero. Ma soprattutto è stato interessante la collaborazione con i grandi artisti e con i grandi architetti. Gio Ponti, l'architetto Suzzas, ma tantissimi. I nostri lavori sono andati in ogni parte del mondo, da Anchorage in Alaska fino giù in Costa d'Avorio. Abbiamo fatto la più grande cattedrale del mondo dopo San Pietro. In Italia abbiamo fatto le vetrate nel Duomo di Milano, il Guinness nei privati, le vetrate le abbiamo fatto alla Città Santa degli Arabi, alla Mecca, quasi un chilometro quadrato. La tecnica rimane quella antica di 1000 anni fa, la vetrata è nata circa 1000 anni fa, il taglio dei vetri realizzato a mano, la pittura sul vetro realizzata a mano. La tecnologia ci viene incontro, sì, con i rapporti con l'estero, perché progettiamo oggi e dopo 10 minuti hanno i progetti dall'altra parte del mondo, però la manualità, la tecnica di questo lavoro è rimasta tale quale. La prima bottega è quella di mio papà, me la ricordo perché era stata danneggiata durante la guerra. Poi abbiamo avuto una seconda bottega
in via Pasquale Sottocorno, poi una terza bottega in via Colbe, sotto la chiesa di via Colbe, e poi abbiamo preso un grande spazio in via Piranesi, molto grande, dove ho avuto fino a 15-20 dipendenti. Adesso l'indirizzo è via Mecenate al numero 10, dove c'è il laboratorio, ovviamente con i dipendenti, con gli artisti che vengono ancora a realizzare le loro vetrate, e abbiamo questa esposizione di vetrate antiche, e poi ho una collezione di vetrate mia personale, vetrate del 500, vetrate dei primi del 900. Io sono Barbara Grassi, ho 55 anni e da quando ho finito le scuole superiori ho iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia, occupandomi dell'ufficio e della contabilità dell'azienda. Mi affascinava quando mio nonno tentava di insegnarmi a disegnare, senza successo. Dal 2017 ci siamo trasferiti nella nuova sede qui in via Mecenate, dove io, mio marito e i collaboratori continuiamo a fare questo lavoro. Noi lavoriamo con i russi, gli indiani, i giapponesi, eccetera. Il gusto è sempre quello molto classico, delle vetrate decorate in modo molto lezioso, molto particolare. Il mercato russo vuole l'opulenza, mentre in Italia si è passati dalle vetrate magari liberty classiche a delle vetrate più moderne con giochi di colore che danno un effetto particolare agli arredamenti in stile moderno. Sì, buongiorno, sono Francesco Ingegnoli, siamo nella sede della Fratelli Ingegnoli, antica società per azioni che si occupa della produzione e della commercializzazione di sementi e piante da quasi 204 anni. La società è stata fondata nel 1817, quindi ai tempi di Napoleone, e ha avuto sviluppo soprattutto nel campo vivaistico. Prima di tutto con la riproduzione del gelso delle Filippine che serviva alla silvicoltura, e poi con le piante ornamentali e poi con le piante da frutto che sono ancora una nostra caratteristica principale. Poi verso la fine dell'Ottocento, verso 1880 diciamo, si cominciarono a prodursi i cataloghi che già nel 1880 venivano stampati in oltre 100.000 copie. Questo catalogo viene stampato ancora oggi e viene inviato a circa 160.000 nostri clienti in tutta Italia e all'estero. Il fondatore è stato questo ingegner Francesco Ingegnoli, che proveniva da Sesto Calende. Dopo il 1861, tre piccoli superstiti figli, perché poi altri erano anche morti, presero in mano questo vivaio che si affacciava su quello che oggi è il Corso Buenos Aires, verso la stazione centrale, e da lì subentrò soprattutto il maggiore dei tre fratelli, che si chiamava Francesco. Fino al 1900 rimasero in questo podere, che appunto si chiamava i Tre Merli, ma poi i vivai furono spostati e andarono a Lambrate, dove c'era la Cascina Melghera, e andarono anche a Greco, Turro, su Viale Monza, diciamo, e poi anche a Cologno Monzese. Fino al 1910-15 nei vivai lavoravano anche 1000-1200 persone. Si commercializzava moltissimo anche in grano, fino a 25-30.000 quintali al mese di grano, tutti in sacchi da 100 kg portati sulle spalle dai magazzinieri. La Fratelli Ingegnoli aveva avuto una sede storica in Corso Buenos Aires 54, in un palazzo appunto dove viveva anche la famiglia, che è stato realizzato su progetto dell'architetto Campanini, che era un architetto molto famoso dell'epoca, nel 1895-96. Dal 1990-92 lo stabile non era assolutamente più adatto a poter continuare a commercializzare grandi quantità di sementi. Dopo essere stati in Viale Pasubio con un garden center di grande successo per Milano,
per circa 15-16 anni su un'area della famiglia Feltrinelli. Abbiamo aperto il garden qui davanti su una superficie di 6.500 metri che devo dire adesso, malgrado la posizione un po' periferica, ecco, non ben collegata con i mezzi pubblici, vedo che è molto frequentata. Il nostro core business è sempre la vendita per internet o per catalogo comunque delle sementi e delle piante, quindi sementi da orto, sementi da fiore, sementi da foraggio, per prato, i bulbi da fiore, e produciamo un catalogo di 218 pagine tutti gli anni e viene spedito a 160.000 clienti. Diciamo che il 60-65% delle vendite vengono realizzate attraverso questo canale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimiliano Masuelli, per gli amici Max. Sono la terza generazione della mia attività, che è la trattoria Masuelli San Marco, dal 1929-30 Milano, Viale Umbria 80. Il primo Masuelli che fu aperto a Milano fu aperto nel 1921 in via San Vincenzo, al civico 5 o 9, che erano i nonni paterni, quindi nonno Francesco e nonna Virginia, che venivano dal paese originario della famiglia, che è Masio, provincia di Alessandria. Negli anni seguenti si trasferirono in Viale Bligny, non si fermarono tanti anni, e qua nel 1929-1930 dovevano ancora finire l'allora caseggiato al civico 80 di Viale Umbria. Noi ci siamo sempre chiamati trattoria. Una volta qua i tavoli erano senza tovaglie, veniva il facchino dell'ortomercato, perché a qualche centinaia di metri al largo Marinai d'Italia fino agli anni 60 c'era il mercato ortofrutticolo. Questo qua era un luogo dove venivano a giocare a carte con mia nonna e mio nonno, al pomeriggio si giocava a calici e quartini di vino. Negli anni 66, quando mio papà Giuseppe, detto Pino, e mia mamma Cleofe si sposarono, mia mamma venne qui a lavorare, c'era ancora mia nonna Virginia, e mia nonna pian piano tramandò le ricette della tradizione piemontese, e mia mamma, essendo lombarda, ha iniziato a fare un mix di cucina. All'epoca qua era i due fratelli con le rispettive mogli. Poi, per ragioni di età, nell'87 mio zio Lorenzo Masuelli e sua moglie Anna si ritirarono, e mio papà e mia mamma, mi ricordo ancora, era il primo aprile 87, sembrava uno scherzo del famosissimo pesce d'aprile, mi chiesero se volessi venire a collaborare in azienda, perché io già avevo intrapreso questa carriera sotto altri datori di lavoro, che all'epoca era il Tulà in piazza Paolo Ferrari. Poi ho girato altri posti in zona Brera, Carrobbio e per finire poi da Gualtiero Marchesi, e alla fine nell'87 approdò qua dove siamo adesso. Noi facciamo una cucina regionale lombardo e piemontese, variamo dalle acciughe, una merce di scambio Piemonte-Liguria per via della bagnacauda, i bolliti misti che si fanno in Lombardia, la cassola, pasta fresca che facciamo qua in casa, c'è il vitello tonnato, la carne cruda nei periodi invernali, la burela, il cotechino con la fonduta di raschera, la pasta e fagioli col cucchiaio in piedi, la tripa con o senza fagioli bianchi. Poi ogni tanto faccio delle contaminazioni anche di mare, quindi utilizzo anche del pesce, dato che a Milano abbiamo un ottimo mercato ittico. La mia clientela varia abbastanza, qui entrano tutti, ho anche gli stranieri, il turista, operaio in bianchino, muratore, dirigente di grosse aziende, gente di spettacolo alla politica, diciamo è un ventaglio molto ampio. Mi chiamo Giorgio Cossa, sono il titolare assieme a mio figlio Alessio Cossa del colorificio Nelli, ubicato in via Tiraboschi, angolo Muratori. Colorificio Nelli è nato a Milano nel 1955 dal signor Silvio Nelli. Io sono arrivato qui nel 1955.
86 e ho operato per 4 anni assieme al signor Silvio e poi assieme al figlio Alberto Nelli, che poi ha lasciato a me l'attività. Da 20 anni è arrivato anche mio figlio e assieme abbiamo gestito questa attività e devo dire con molte soddisfazioni, perché il negozio e l'attività ha sempre funzionato molto bene. Siamo riusciti a comprare i muri, quindi siamo tranquilli. Il nostro punto forte, diciamo, che sono i colori, l'assistenza e il servizio tintometrico che diamo al cliente, seguendo le sue esigenze. La scelta del colore non è più fatta attraverso i colori principali, ma attraverso di un'infinità di colori. Quindi noi, attraverso il sistema tintometrico, attraverso lo spettrofotometro, riusciamo a garantire al cliente qualsiasi tipo di tonalità del colore. Il cliente oggi è più esigente. Diciamo che i grossi punti di vendita ci hanno tolto mercato. Hanno tolto mercato da un lato, però da un altro siamo riusciti a recuperare proprio per il servizio che diamo al cliente. Il cliente viene qui perché noi lo riusciamo ad accontentare ogni esigenza. Quindi ci diversifichiamo dai grossi centri di distribuzione per questo motivo e soprattutto per la qualità dei prodotti che presentiamo. Buongiorno, sono Costa Alessio, lavoro nel colorificio Nelli, che è l'attività di famiglia. Abbiamo due sistemi tintometrici e un sistema spettrofotometrico che ci permette comunque di rilevare qualsiasi tipologia di colore. Non è molto semplice da utilizzare, quindi vanno fatti sempre dei corsi di aggiornamento per, diciamo, rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di clientela. E sotto il punto di vista, diciamo, multimediale, abbiamo aggiornato l'anno scorso il sito internet, in cui vengono spiegati, oltre i prodotti che vendiamo, anche come poter risolvere delle problematiche, ad esempio la muffa nei muri, le macchie sui pavimenti di cotto, come pulire il parquet, togliere le righe dal parquet. Ci sono dei piccoli tutorial. Ovviamente, venendo qua possiamo dare delle spiegazioni più esaustive. Un lavoro che mi appassiona, che mi piace proprio. Diciamo che ha anche delle buone prospettive, perché penso che adesso e in futuro il negozio di quartiere verrà rivalutato, perché la gente si è resa un po' conto che magari uscire per andare al centro commerciale in realtà era più scomodo e in realtà non c'è neanche questo gran risparmio. Sono Giovanni Traversone, lo chef proprietario della Trattoria del Nuovo Macello di Milano, via Cesare Lombroso numero 20. Assieme a mia sorella portiamo avanti questo progetto Trattoria del Nuovo Macello. Nasce nel lontano 1958, quando mio nonno, con i suoi tre figli e la moglie, la mia nonna, vennero a Milano per cercare di aprire un locale e si fermarono in questa zona e, guardando la soglia del locale, cioè i gradini consumati sull'uscio dalle persone che entravano, decisero di prendere questo posto. Principalmente lavorava con i mercati che ci sono in questa via, quindi era un lavoro che iniziava alle 4 di mattina fino al servizio del mezzogiorno, ed era un continuo di gente che veniva dentro a bere soprattutto e a mangiare quello che era pronto in quel momento. Quindi se la trippa era pronta alle 10 di mattina, c'era qualcuno che si mangiava la trippa, o il piedino di vitello, o il panino con la lingua, o il panino col cotechino, o le uova sode, ecco, tutti quel cibo che mia mamma aveva imparato da mia nonna e da un cuoco che c'era all'inizio. Le materie prime principalmente arrivavano tutte dai fornitori, dai negozianti di carne che c'erano dentro il macello, e la verdura dall'ortomercato, come attualmente anche ancora adesso. Anche alla sera funzionava, perché negli anni 50-60 non tutti avevano il televisore. Si andava a vedere al cinema la televisione, e oppure si andava nei bar dove c'era la televisione, e qua c'era anche il biliardo. La trasformazione è avvenuta nel 98, quando io, all'età di 28 anni, con il mio bagaglio di esperienza, decisi di ritornare qua, e assieme a mia sorella e i miei genitori, che mi hanno aiutato per un po' di anni, e altri miei due soci, amici soprattutto, abbiamo iniziato questo progetto.
Pian pianino siamo saliti di un gradino o anche mezzo alla volta. Inizialmente con una cucina leggermente rivisitata, nel senso che comunque nel 98 c'era, diciamo, il mio maestro che era Gualtiero Marchesi. Lui faceva una cucina italiana molto pulita, nelle cotture, negli abbinamenti, e noi facevamo su per giù cercando di star dietro questa tipologia di cucina, usando materie prime molto povere. Poi è cambiato tutto e pian pianino noi ci adattiamo, ma senza snaturare la nostra cucina, che è una cucina di materia prima, di gusto, di sapore e di contrasti. Siamo famosi per la nostra cotoletta alla milanese e il nostro risotto. Oltre a questi piatti qua, che sono i piatti locomotiva della trattoria, riusciamo a sviluppare una parte di cucina di ricerca nel contrasto e nel gusto. Per esempio, in questo momento è questo coniglio, che viene suddiviso in anteriore, centro e posteriore, che vengono cotti in tre modi diversi. La spalla viene cotta in un succo di peperoni, la lombata viene fritta con la sua pancia in tempura, e la coscia invece viene cotta in un latte d'avena finito con un intingolo di carote marinate e olive e pomodori secchi, con una salsa per la parte fritta di jus di coniglio e riduzione di purea di albicocche, e viene suddiviso in tre piccoli servizi davanti al cliente, quindi il cliente si diverte ad assaggiarli tutti e tre. La carta si può scegliere anche a mezzogiorno, però c'è questa aggiunta di colazione di lavoro a 20 euro che dà la possibilità di scegliere tra un antipasto, un primo, un dolce, oppure primo e secondo. Sono Daniela Stadler, siamo nella mia gioielleria orologeria in Piazza Corvetto al numero 1, e sono la terza generazione di questa attività che è diventata ormai storica. È un'attività che nasce nel 1924 con mio nonno Rodolfo Stadler, non proprio in questa sede, nasce a Brescia. Mio padre si trasferisce qui in Piazza Corvetto al numero 1 nel 1962. Siamo diventati una bottega storica, il nostro arredamento, la nostra immagine testimonia questa nostra storicità. Custodiamo ancora delle antiche macchine di mio nonno, dei torni antichi che ci consentono tutt'oggi di riparare degli orologi antichi, oggi da tavolo, da parete, che sarebbero se no non riparabili più. Costruiamo i nostri gioielli in gran parte nel nostro laboratorio, quindi costruiamo gioielli per noi, li costruiamo per i nostri clienti, costruiamo gioielli sui disegni di nostri clienti, realizziamo qualsiasi desiderio. Siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di materiale, di pietre, di meccanismi, di orologi, tutto quanto si entri nei desideri dei nostri clienti. Non si è così modificata la nostra clientela. I nostri clienti storici tramandano i loro gioielli di padre in figlio, di mamma in figlia, eccetera, e quindi acquisiamo con i nostri storici clienti anche i loro figli, nipoti, fidanzate. Si sono aggiunte poi tutte le persone nuove, le nuove famiglie, le persone che vengono da fuori Milano, le persone che vedono il nostro sito e che vengono anche da parti lontane di Milano. L'avventura di mio papà è stata un'avventura vera e propria, nel senso che è partito da questo piccolo paese nel Bresciano ed è arrivato a Milano in Piazza Corvetto. Perché Piazza Corvetto? 60 anni fa Piazza Corvetto era la prima piazza di entrata in città per tutto ciò che erano questi paesi vicino a Milano, tipo San Donato, Melegnano, San Giuliano, e tutte le mattine i pullman delle persone che da fuori Milano venivano a lavorare qui a Milano fermavano qui, in Piazza Corvetto, proprio qui davanti al mio negozio. Quindi era una zona molto, molto vivace, molto commerciale. Noi non solo abbiamo sempre lavorato qui, ma abbiamo sempre vissuto qui. Vivo qui da 60 anni e vedo la mia zona molto diversamente da come viene descritta.
È vero, viviamo in situazione di alcune situazioni di degrado, ma abbiamo molte situazioni invece molto felici. Ci sono grandissime attività solidali, le nostre parrocchie sono attivissime, abbiamo scuole, siamo in una zona servitissima in ogni senso, abbiamo supermercati, abbiamo sede del comune, abbiamo ASL, abbiamo uffici postali, abbiamo farmacie, negozi d'ogni genere, mercati, è una zona veramente molto molto ben servita, tra l'altro ad un passo dalla piazza principale di Milano, che è una delle città principali d'Europa. Siamo a 5 fermate di metropolitana da Piazza Duomo, ci si può andare a piedi ed è una bellissima passeggiata, si passa per Porta Romana, Piazza Missori e si arriva a Piazza Duomo. È una zona veramente molto, molto interessante.